Bene, ricominciamo. Insomma, questa rivoluzione l'avete visto nella presentazione di Anna, è un po' un insieme di rivoluzione copernicana, industriale e francese. È un po' culturale, è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione tecnologico-economica ed è una rivoluzione politica. Si ha l'impressione che, riprendendo il discorso da dove era finito, cioè la crisi dei giornali, eccetera, anche la crisi sia culturale, economica e politica. Se vi ricordate, all'inizio delle slide di Anna c'erano quelle frasi che riguardavano, e che io trovo tuttora commoventi, che riguardavano i compiti dei giornalisti per il pubblico e per la costruzione di società. È chiaro che, non so come la pensiate voi, ci sono stati molti tradimenti di quei compiti da parte dei giornalisti, e se c'è una crisi del giornalismo, quella è una crisi di credibilità dovuta al fatto che abbiamo raccontato qualcosa che non era quello che le persone sentivano nella loro vita. Ho l'impressione che però di questo tipo di racconto ci sia bisogno. E allora io credo che siate soprattutto voi che potete fare qualche cosa, e mi domando se voi stessi vi domandate che cosa si può fare. E se questo fosse un dialogo, io lo vorrei così. Abbiamo uno strumento straordinario, abbiamo un'epoca straordinaria e dobbiamo scrivere una storia. Abbiamo la possibilità di farlo e dobbiamo imparare a capire come si fa, cosa si fa, perché si fa. Quelle 5 W sono diventate non più il mestiere del giornalista, ma sono diventate il mestiere del cittadino. Sono il nostro mestiere, dobbiamo capire chi siamo, dove siamo, quando siamo, che epoca è, cosa stiamo facendo e perché. È questo il modo in cui si è trasformata l'idea di giornalismo dei cittadini. Noi scriviamo la storia, e non perché siamo in un giornale. Noi scriviamo la storia perché siamo in questo paese insieme. Come si fa? Da che parte si ricomincia? Io naturalmente lavoro per un giornale e sono contento, sarò contento se questo giornale sopravviverà, ma il mio vero problema è un altro. E non prendetemi per retorico, è assolutamente chiaro che il mio problema con i miei capelli bianchi è sapere cosa faranno i miei figli, che sono della vostra età. Quando io avevo la vostra età, mio padre sapeva esattamente che io avrei vissuto meglio di lui. Era l'epoca della rivoluzione industriale, autostrade, lambrette, la nuova fabbrica che nasceva su un prato verde, gente che partiva dalla Calabria, un paese bellissimo, arrivava a Torino a lavorare in un posto bruttissimo, con un sacrificio e un senso dello scopo molto grande, perché sapeva che i suoi figli sarebbero stati meglio di lui. E oggi io, padre, per i figli della vostra età, non so rispondere alla domanda se i miei figli saranno meglio di me. Non so rispondere perché manca la narrazione. Allora la narrazione era chiara, oggi no. Quindi questo tipo di narrazione ci manca, è un bisogno, lo dobbiamo fare. Non si potrà fare come si è fatto prima, si deve ricominciare a farlo in un modo nuovo. Questa è la storia di cui stiamo parlando. Se c'è crisi del giornalismo, è la crisi della narrazione precedente, che non risponde più al bisogno vero che abbiamo. Ma non è la crisi della necessità di costruirla, e non è la crisi delle possibilità di costruirla. Quindi questo è il tema, secondo me. A questo punto, certo, ci sono alcune cose che abbiamo capito. Durante
nonostante l'industrializzazione, il nostro modo di vivere materiale si è arricchito straordinariamente, abbiamo avuto dei successi enormi, le persone stanno meglio, hanno l'ospedale, la scuola e quant'altro. Abbiamo messo da parte valori ambientali, relazioni umane, identità culturali, e se c'è una cosa che è ormai latente nel discorso che stiamo facendo comune, sta diventando chiara, è che l'idea di progresso e il modo con il quale potremmo pensare che i figli stiano meglio di noi è ridefinire la lista di priorità, quello che facciamo, il perché lo facciamo, e quindi una serie di punti di giudizio legati alla qualità dell'ambiente, alla qualità delle relazioni umane, alla qualità dell'esperienza culturale che facciamo. Su questo ho l'impressione che ci sia abbastanza chiarezza per quanto riguarda l'ambiente. Nel 68, mi occuperò già lì a rompere le balle in giro, parlare di ecologia era una cosa da hippie, da gente strana, non capiva che il progresso era l'industria, eccetera. Oggi è una cosa di tutti. Ho l'impressione che lo stesso debba avvenire con l'inquinamento culturale, l'inquinamento di notizie assurde, di modi di vedere le cose staccati dalla nostra esperienza umana, che abbiamo subito negli ultimi 30 anni. Gli ultimi 30 anni sono anni di inquinamento culturale. Il frutto di questo inquinamento, tra i frutti di questo inquinamento culturale, c'è la perdita di legittimità dei vecchi giornali, ma lasciatemi dire anche delle vecchie università, anche di molti modi di essere degli intellettuali, anche di un senso dell'etica. Sono state distrutte un sacco di cose. Noi siamo di fronte a un paese in macerie dal punto di vista culturale. E come il dopoguerra è stato un momento nel quale ci siamo uniti a ricostruire l'Italia, questo è un momento nel quale ci possiamo unire per ricostruire l'Italia. Questo avviene sulla base della narrazione che faremo insieme. Quindi, che voi vogliate fare gli ingegneri, vogliate fare i giornalisti, gli artisti o qualunque altra cosa, parteciperete a questa ricostruzione. Uno dei punti cardine della ricostruzione sarà l'informazione che noi avremo sul modo in cui stanno le cose. Noi ci siamo abituati a pensare che l'informazione sia quella roba che fanno i giornalisti e che i giornalisti siano quelle persone che lavorano nei giornali. Questa tautologia è finita. L'informazione la stiamo facendo tutti. Voi avete aperto un blog, non è una cosa da poco. Vi trasforma la vita, il ruolo sociale, il punto partenza di un cittadino che condivide, si crea delle relazioni leali con gli altri dal punto di vista dell'informazione, è avere fare un gesto di generosità nei confronti degli altri e dare informazioni su questi strumenti. Ci si trova di fronte alla pagina vuota, come dicevo prima, e quindi ci si trova di fronte al problema di definire la propria linea editoriale. Che cosa si vuole fare? Quali saranno le cose che io racconterò? In base a quali segnali mi decodificheranno? Che tipo di narrazione comune contribuirò a fare? Perché, come sapete, non è che le notizie siano degli atomi che viaggiano da soli nell'iperspazio. Sono comprensibili solo nell'ambito di una contestualizzazione. Questo, se volete, lo abbiamo imparato dal vecchio giornalismo. Abbiamo imparato che le notizie non sono tali se le fonti non sono citate, verificate, documentate. E questo ce lo dimentichiamo quando facciamo con Facebook il
il rimando di qualunque cosa sia curiosa. Poi le notizie non sono comprensibili se non sono contestualizzate, se non possono essere decodificate in relazione ad altre conoscenze che abbiamo. E questo ce lo dimentichiamo quando su Facebook mandiamo semplicemente un video di Lady Gaga o di Elvis Presley come se fossero della stessa epoca e dello stesso contesto. Poi ho scoperto che se copiamo una cosa e la rilanciamo in rete, commettiamo un'illegalità e una mancanza di lealtà nei confronti di quelli che ci leggono, perché le notizie non sono tali se non sono legali. E poi le notizie non sono tali se non discendono da una ricerca completa per la quale si è sentito e si è cercato di capire come stanno le cose, andando a cercare tutto quello che siamo capaci di cercare. Tutte queste sono componenti di un modo di definire l'informazione che non è quello tautologico di prima, di cui parlavo prima. L'informazione la fanno i giornalisti sono quelli che fanno l'informazione. È un nuovo modo di pensare l'informazione, un modo di pensare l'informazione che discende da una ricerca. La ricerca è tanto di maggiore qualità quanto è di maggiore qualità il modo con il quale si fa questa ricerca, il metodo. Il che fa assomigliare la ricerca dell'informazione più o meno allo stesso sistema con il quale si fa la scienza. Chiaramente i giornalisti e chi si occupa di informazione lo fa a un livello molto artigiano, ma la logica è la stessa. È buona scienza quella che è fatta con un buon metodo, non altro. È buona informazione quella che è fatta con un buon metodo, un metodo che tutti possono condividere, che tutti possono sapere come è fatto, in modo tale che quel metodo diventi il terreno culturale comune sul quale poi si scambiano le esperienze, il lavoro, le informazioni che ne vengono fuori. Quel metodo diventa il tessuto connettivo di una nuova società che ha qualche cosa in comune. Pensate che cosa è successo negli ultimi 30 anni. Abbiamo distrutto ogni punto di riferimento comune che avevamo. Abbiamo distrutto l'idea di fatto. Il fatto era sempre, sempre di più frutto di una manipolazione. Io non posso non citarvi i casi più clamorosi. Un caso clamorosissimo è stato quando il Centro Studi della Confindustria tira fuori nel 2009 un report nel quale si prevede un calo del PIL italiano, dell'economia italiana, e il Ministro dello Sviluppo dell'epoca dice Centro Studi della Confindustria porta sfortuna. Capite che traslazione clamorosa. Questi studiano, hanno delle statistiche, hanno un modello econometrico, tirano fuori delle stime, quindi con un metodo condiviso nell'ambito della scienza economica, e chi legge il responso dice portano sfortuna, bufano. Il fatto viene trasformato in un'opinione, ma se volete il momento più alto di questa tendenza che è stata devastante per gli ultimi anni è stato quando si sono messi a discutere delle previsioni del tempo. Non so se avete notato, un governatore di una regione italiana e un sindaco di una città turistica italiana hanno cominciato a dire che era ora di finirla con queste previsioni del tempo che dicevano che piove il prossimo weekend, perché questo riduce il turismo. No? Se le previsioni del tempo non sono più fatti, notizie verificate con un metodo comune, ma possono essere criticate da un punto di vista politico, non abbiamo più niente in comune. Ognuno è semplicemente separato dagli altri nella sua nicchia ideologica, nella sua nicchia di interessi, nella sua cerchia sociale. Questo vale naturalmente non solo per i politici, che sono il nostro bersaglio preferito, vale anche per noi.
quando ci chiudiamo nella cerchia di amici e non abbiamo più curiosità per gli altri. C'è un libro che è molto interessante che si chiama The Filter Bubble di Harry Paris, che fa la critica di come si sta sviluppando la piattaforma in questo momento fra Facebook e Google. Lui dice che il servizio di filtraggio dell'information overload, che è il grande tema sul quale molti dibattono, no? Come facciamo a gestire tutta questa informazione che c'è in giro? Se tutti dicono qualcosa, se tutti mettono qualcosa, se per tutte le fonti di informazione possibile dare direttamente al pubblico l'informazione, abbiamo un information overload, un sacco di notizie, di informazioni, non sappiamo più gestire, non ci possiamo più raccapezzare. Allora, uno dei modi per rispondere è ricreare dei filtri all'informazione, filtri che possano essere al servizio di chi usa queste piattaforme. Uno dei modi con i quali è stato definito il filtro all'informazione è stato quello di personalizzare l'accesso all'informazione. Quindi sia Google che Facebook hanno creato degli algoritmi che consentono alla piattaforma di fare emergere le notizie a favore di ciascuno, in modo tale che ai primi posti vengano le notizie del genere o dell'argomento o della fonte che in passato una persona aveva già cliccato. Questa personalizzazione fa sì che, siccome io ho cliccato Juventus, Gran Paradiso e professor De Martin, le prossime volte che mi collego a Facebook o a Google, quando sono ho messo ID e password, queste due piattaforme mi danno in modo privilegiato prima le notizie che riguardano il Gran Paradiso, la Juventus e il professor De Martin e tutti i miei amici e tutte le persone che già conosco, alle quali ho già fatto un like. Questo per Pariser produce una specie di bolla intorno a noi, a ciascuno di noi, per cui intorno a noi l'accesso alle informazioni privilegiato è quel basato su questi algoritmi banalizzanti, è fatto solo delle cose che già in passato ho dimostrato di aver voluto leggere. È una bolla di cose che mi piacciono, ma è anche una specie di barriera ad andare a cercare cose che non sapevo di voler sapere. Ora, se vedete quello che facevano i giornali una volta, era creare un punto di riferimento indipendente da me, un punto di riferimento con il quale filtrare l'informazione che non dipendesse da me, ma dipendesse da un'interpretazione che i giornali avevano di ciò che abbiamo in comune. Questo era una funzione dei giornali, ma questa funzione si è persa, come si è perso il senso dei giornali nel momento in cui quell'interpretazione di ciò che abbiamo in comune è stata svenduta per l'interesse politico economico dei giornali. Quando questo è successo, quella cosa è avvenuta e noi abbiamo perso dei modi di filtrare l'informazione che ci accomunavano e siamo rimasti con questi modi di filtrare informazioni che ci separano in bolle. Il bello della rete è che non è mai finita. Se per caso noi ci accorgiamo di una cosa del genere, possiamo fare qualcosa. Questo è quello che mi interessa raccontarvi. Se vi interessa, io posso parlare 30 ore sulla crisi dei giornali. Ma se per caso vi interessasse di più sapere come potete fare voi a mettere dentro in circolazione delle informazioni che ci accomunino, oppure contribuire alla costruzione di piattaforme che servano a incentivare la costruzione di informazioni che ci accomunino, questo secondo me sarebbe più interessante. Quello che voglio dire è che Facebook e Google funzionano così perché hanno la loro logica. Noi dobbiamo capire la loro logica. Non possiamo essere degli analfabeti, non possiamo subire come degli spettatori quello che sta succedendo.
Possiamo accettarla, ma solo quando ne siamo consapevoli. È come per la privacy, è come per qualunque altra cosa. Possiamo mettere quello che vogliamo, ma dobbiamo esserne consapevoli. Quindi il primo passo per rispondere è essere alfabetizzati di come funzionano queste piattaforme, che sono la gran parte dell'informazione in questo momento, c'è poco da discutere. Miliardi di persone sono lì sopra e si stanno concentrando su poche piattaforme. Anna prima diceva che il 30% del traffico ai giornali arriva da Google News e ha accennato al fatto che sta cambiando ancora la situazione. La situazione sta cambiando, che adesso solo il 25% delle persone vanno sulla testata del giornale. Gli altri o vanno da Google News o vanno da Facebook, ed è Facebook la fonte del 25, di un altro 25% del traffico ai giornali. Ma Facebook non ha un'interpretazione della realtà. Quello che succede a livello tecnico e sociale e culturale, le grandi rivoluzioni che stiamo vivendo, è che si stanno rimettendo insieme dei pezzi che in questi ultimi 30 anni si sono separati. L'ingegnere, l'umanista, il designer sono chiamati a lavorare insieme per ricostruire una piattaforma e dei contenuti che ci riuniscano. Che cosa è successo con la tecnologia? La tecnologia, come sapete, l'eroe, forse tra i vostri eroi dovrebbe esserci Claude Shannon, che nel 1948 scrive un paper, un matematico molto schivo e che sta sempre per i fatti suoi, ma questo matematico scrive un paper nel quale definisce l'unità elementare di informazione e la chiama bit. Da allora tutta la storia dell'informatica e dell'ingegneria è stata segnata da quel paper, e quel paper conteneva una frase fulminante. Diceva: il problema dell'informazione è portare l'informazione dal punto A al punto B con la minore dispersione possibile di informazione, punto. Talvolta l'informazione ha un significato. Perché ha aggiunto questa frase? Io lo trovo meraviglioso. Separare l'informazione che si deve trasmettere dal suo significato era per lui decisivo, perché il bit non deve avere un significato, deve trasportare l'informazione. Capite che la sua conseguenza, la conseguenza di questo pensiero, è lì sotto i nostri occhi. L'algoritmo della personalizzazione è bit, non si interessa del significato. Può ripetere il nome del pensatore? Claude Shannon, S-H-A-N-N-O-N, 1948, il famoso paper della... Quindi, l'algoritmo fatto di bit non legge il significato dei contenuti, non legge le conseguenze culturali di quello che fa. L'altro momento topico, e quindi voglio dire, se tutto fosse come dice Shannon, avremmo un mondo nel quale gli ingegneri fanno piattaforme e poi gli altri pensano al significato. Ma è veramente così? Non è veramente così, perché una piattaforma che gestisce l'informazione con tanta profondità, personalizzazione, come Google, come Facebook, hanno degli effetti culturali. E se noi ci poniamo l'obiettivo di definire, di capire se possiamo ricostruire un sistema che dell'informazione faccia un modo per riunire la società invece che dividerla, dobbiamo porci il problema di capire se c'è qualcosa di più di questo. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di più, passaggio numero due, nella scoperta, diciamo, più importante degli anni 80, forse 1984, Macintosh, entra in gioco un elemento tecnico che ha un significato, che è l'interfaccia. Il pensiero dell'interfaccia entra in gioco pienamente nella progettazione delle macchine, e cosa fa? Mette in mezzo al gioco dei bit che non hanno significato, tra il gioco dei bit che non hanno significato, le persone che cercano significato,
significato, mette in mezzo una metafora. Si chiama metafora, metafora della scrivania, dell'ufficio, con il file, i documenti, la scrivania. La metafora della scrivania diventa il successo del Macintosh, perché tutti capiscono come funziona lo strumento senza leggere il manuale alto così. Come mai lo capiscono? Perché lo capiscono? Perché la metafora richiama i significati che la gente già conosceva e li porta dentro nell'utilizzo del computer. I bit si dimenticano e si legge la metafora. A quel punto la metafora diventa il luogo culturale nel quale noi viviamo la tecnologia che sta sotto. E oggi la metafora vincente è amicizia. Facebook è la piattaforma che è facile da usare per mandare messaggi, perché vive come il Macintosh viveva nella metafora della scrivania. Facebook vive nella metafora dell'amicizia. Noi pensiamo di essere in un mondo di amici usando quella piattaforma, che ci mediatica questa piattaforma, perché decodifichiamo la piattaforma, sappiamo usare questa piattaforma perché sappiamo che cos'è l'amicizia. Sono sicuro che voi distinguete amico e amico di Facebook, ma non è così banale. Terzo punto è l'assorbimento all'interno di questo sistema della gestione dell'informazione basato sulla tecnologia, dei bit che non si interessano del significato, le metafore che alludono a significati e a contesti allo scopo di fare usare le piattaforme, e il mondo di quelli che li usano, che sono tutti diversi, siamo noi in carne e ossa, abbiamo i nostri interessi, le nostre capacità, quello che viene da fuori, quello che mettiamo dentro. Come vedete, lì la complessità diventa enorme. L'alternativa è chiara: o noi ci adattiamo alla macchina o noi cambiamo la macchina. Se noi ci adattiamo alla macchina, vivremo nelle bolle, avremo una informazione che non distingue tra l'epoca in cui è stata suonata per la prima volta la canzone di Elvis Presley, quella di Madonna e quella di Lady Gaga, perché le troviamo sulla stessa finestra, uguali, identiche. Non avremo nessun riconoscimento di legittimità a chi fa una ricerca profonda e verificata delle notizie e chi dà semplicemente delle notizie curiose. Non avremo consapevolezza della privacy, della libertà, di quello che vogliamo fare insieme. Questo è un punto sul quale si deve lavorare dal punto di vista culturale, e ci sono delle cose che vengono fatte. Vi parlerà GSI al professor De Martin del Creative Commons. Non avete ancora parlato, no? Creative Commons è un modo di definire l'utilizzo che voi concedete del diritto d'autore, in modo che a comuni invece che generare uno scambio monetario. Lo vedrete meglio, ma fondamentalmente è stata una soluzione che non è tecnica, non è di interfaccia, è di accordo, è di contratto tra le persone, è di condivisione di un pensiero culturalmente comune, che accomuna, perché consente di scambiarsi delle informazioni senza che entrino in gioco delle difficoltà nella gestione del copyright. Ho l'impressione che si possa fare dell'altro su questo piano, per esempio mettersi d'accordo che chi vuole fare informazione verificandola con completezza, con indipendenza e con legalità, lo dichiari. A sua volta quello può essere un segnalino che tu metti sul tuo blog, lo vai a raccogliere in un posto nel quale dichiari questi principi o di ispirarti a questi principi, e lo dici costantemente agli altri, dicendo generosamente: questo è il mio modo di fare l'informazione, questo è un buon modo per fare l'informazione, questo dovrebbe essere il nostro modo per fare l'informazione. Se ci riusciamo, abbiamo fatto un passo avanti nell'utilizzo della piattaforma e abbiamo una dinamica di decisione in comune
che ci consente di ricostruire un terreno comune nella lettura dei fatti e di come stanno le cose. Questo è, diciamo, una delle cose che si fanno con Chimu, che è appunto la piattaforma che il professore vi ha citato, prodotta dalla Fondazione Aleph. Perché la Fondazione Aleph fa quello? Perché stiamo parlando di informazione non profit, fatta dai cittadini, generosa, che ha bisogno di collaborazione da parte di tutti? Perché Wikipedia funziona? Perché funziona Wikipedia? Perché c'è bisogno di avere in comune una cultura, perché è assolutamente possibile farlo, perché basta mettersi d'accordo sul metodo, perché ne traiamo vantaggio tutti. Abbiamo finito l'epoca nella quale tutto era o mercato o Stato, me lo deve dare lo Stato, lo devo conquistare sul mercato. Questo mondo non è più soddisfacente. Quello che è, di cui abbiamo bisogno in questo momento, è ripensare quello che abbiamo in comune. Ci sono trattati sui commons, i beni comuni, i beni che non appartengono a un singolo privato, non appartengono allo Stato, appartengono alla comunità di chi li vive. È una storia antica. Io sono del Veneto, nel Veneto c'era una serie di diritti comuni come questi: il diritto di andare a prendere la legna nel bosco era garantito a tutti quelli che vivevano nella comunità, purché non andassero a tagliare il bosco. Il bosco aveva bisogno di essere mantenuto, le persone andavano a prendere la legna e si riscaldavano d'inverno. Non era di proprietà dello Stato, non era di mercato, era un bene comune. Questa è una storia molto lunga. Molti hanno detto che i beni comuni non sono inefficienti, perché prima o poi vengono ipersfruttati, come l'oceano con l'eccesso di pesca e quant'altro. Ma si è scoperto che le società sono in grado di autoregolarsi e di mettere in piedi dei meccanismi di gestione dei beni comuni che sono efficienti e arricchiscono tutti. Elinor Ostrom ha vinto il premio Nobel per l'economia su questa ricerca 2 anni fa, no? Ci stiamo rendendo conto di questo, di questa dimensione della vita sociale ed economica. Se c'è una cosa che ce ne fa rendere conto in maniera incredibile è internet, perché i beni comuni culturali con internet sono diventati una realtà, è un'esperienza che facciamo tutti in città, in campagna, in mezzo all'oceano. Il protocollo internet è un bene comune, la cultura che si arricchisce dell'informazione che noi portiamo agli altri e che è fatta per mantenere un equilibrio ecologico della cultura, è un bene comune ed è la strada con la quale ricostruiamo la società. Questo è certamente un obiettivo per il quale noi, autori di blog e autori della nostra vita, possiamo dedicare un po' di attenzione e modificare il corso della storia nel senso che è necessario in questo momento. Che poi ci vengano dietro pure i giornali, speriamo, che ci venga dietro pure l'università, speriamo, ma noi prima di tutto credo dobbiamo cominciare a prendere consapevolezza personalmente del fatto che possiamo fare qualcosa. Volevo farvi una domanda, cioè volevo chiedere se volete chiederci qualcosa
o raccontarci la vostra esperienza sui vostri blog, perché visto che avete una comunità di blog molto forte, state facendo una palestra dei giornalisti, mi chiedevo come vi siete trovati, se avete delle perplessità o delle mani da sciogliere, se volete approfittare di due giornalisti qui per parlare. Qualcuno se la sente? Io, se volete, mi chiamo, cioè io i vostri blog non visti, ce l'ho qua, posso andare a vedere e mi chiedo chi è l'autore di certi blog. Allora, chi è che fa il blog Uomo Fratto Digitale? Sei da solo o siete un gruppo? Un gruppo questo? Non ci sono. Ci racconti come lo fai? Cioè, se l'hai trovato facile o difficile farlo? Cioè, quali sono? Facile no, però senz'altro niente. Senti, serve il micro. Chiamo due a caso, è te e Hack Attacks. Chi è che fa Hack Attacks? È qualcuno qua che fa il blog Hack Attacks? Oppure un altro che avevo visto che mi trovava interessante. Evoluzione dell'informazione, chi lo fa? Poi ci sono un sacco di blog da sedere. Ah, sei tu, ci sei. Se volete raccontarmi, cioè, come avete scelto il tema e quali sono secondo voi le difficoltà tra i giornalisti? Sì, il tema l'abbiamo scelto perché ci interessa un po' il rapporto tra l'uomo e le persone, quindi appunto l'uomo fatto digitale è come il rapporto matematico, sono anche due studenti di ingegneria e gli altri due di design, e poi abbiamo deciso di fare un team misto per curare un po' di più l'aspetto grafico del blog. E a livello di ricerca di notizie, non sempre è molto facile, soprattutto perché le informazioni sono molto, cioè ormai con la rete ce ne sono molte, quindi cercare qualcosa di originale da scrivere non è molto facile, però è comunque un'esperienza divertente e utile. E tu che fai, primo? Avevo provato a farne altre, però mi ero stufato subito, non avevo continuato. Che differenza hai trovato tra il blog e scrivere invece sui social network senza avere un logo per l'approfondimento? Che sui social network si ha una risposta immediata di quello che si può scrivere, anche se comunque la comunicazione è più breve, mentre sul blog è più difficile che la gente ti segua, anche perché i post sono più lunghi e con internet è più difficile che si... Cioè con il blog è più difficile farsi seguire perché la comunicazione in internet è molto immediata, quindi se uno scrive magari una frase su Facebook veloce, gli amici leggono subito, mentre un articolo è qualcosa che richiede tempo. Ma non lo richiamate sui social network, sul blog, cioè non fai rimando? Sì. Sì, però comunque è sempre qualcosa di lungo per attirare l'attenzione, è sempre difficile. Quindi la sfida è attirare l'attenzione scrivendo in maniera... che venga voglia di leggerlo, giusto? Andare fino in fondo, non soltanto il titolo. Penso che sì. Sì, ho tradito anche l'argomento, credo. E non sempre almeno questa è la difficoltà principale che ho trovato in questo mese e mezzo. E tu? Come ti chiami? Mattia. Tu? Emanuele. Allora, ho detto Mattia. Poi magari... Quali sono le difficoltà? Prometeo Plus, diciamo, è un'evoluzione del Prometeo tradizionale, no? Quello che ha donato l'intelligenza all'uomo. E niente, noi cerchiamo praticamente degli argomenti correlati con la rivoluzione digitale, in relazione però all'informazione, in che modo si faccia informazione in questa rivoluzione digitale. Ecco, ma tu quando scrivi nel blog, scrivi immaginandoti un pubblico immaginario, hai un pubblico preciso, lo fai per te stesso e non te ne frega niente di un pubblico, come funziona? Sono consapevole che comunque qualcuno lo leggerà. Il fatto è, prima di tutto, trovarlo il pubblico. Questo vabbè si fa attraverso anche i social network, questo è la vita molto.
però prima di tutto cerco di elaborare la notizia, cerco di renderla mia personale. Non lo so, non so se sono bravo a farlo, però. Qualcun altro vuole raccontare l'esperienza che sta facendo il vostro blog? O se ci sono delle cose che non rimane. Cioè, vi sembrano utili questi blog? Vi servono? Non abbiate paura, non è un'interrogazione, è una domanda, sono curiosa di sapere il vostro rapporto con i blog che avete. Secondo me bisogna fare un paio di punti, nel senso che loro stanno imparando uno strumento contemporaneamente al farlo, per cui l'alfabetizzazione non è mai saper leggere, è saper leggere e scrivere, e quindi quello che stanno imparando è modellare uno strumento al loro modo di vedere le cose. Volevo fare una domanda. Scrivendo in blog mi sono reso conto di quanto, cioè, posso parlare di un argomento, ma fondamentalmente scrivo quello che voglio io. Come faccio a essere sicuro quindi che quando vado a leggere una notizia da qualche altra parte, cioè, sia davvero reale? Ti ringrazio di questa domanda, perché cioè, prima di tutto non è che davvero reale o verità siano degli argomenti esattamente da discutere in questo caso, cioè noi non stiamo parlando di verità, perché la verità è una cosa piuttosto complicata dal punto di vista filosofico. Io di solito dico, cercare di sapere come stanno le cose è un po' meno di dire verità, no? Sì. Discende dal fatto che chi dice come stanno le cose ha adottato un metodo che tu riconosci come valido. Dice di aver guardato tutte le informazioni che erano possibili, le fonti, ha agito legalmente, è stato accurato nel riportarle, eccetera. Dice di averlo fatto. Nel momento in cui dice di averlo fatto, si è già preso un impegno che è diverso dall'impegno che ti prendi su Facebook. Su Facebook non ti prendi nessun impegno. Quando lavori su Wikipedia, come fai a sapere che quella è veramente la data di nascita di un tizio? Lo sai perché c'è un metodo che accomuna tutti quelli che fanno Wikipedia e che fa sì che quando c'è un dato sbagliato, più o meno con grandi probabilità qualcuno viene e lo corregge. Il lavoro che noi stiamo cercando di impostare con questo grande fenomeno della rete, dei blog, di tutte queste cose, è di questo genere, cioè se ciascuno si comporta in maniera relativamente orientata a questi principi per sapere come stanno le cose e collabora con gli altri, cita gli altri, corregge gli altri, si creano delle condizioni per cui è probabile che si sappia come stanno le cose. Dobbiamo imparare tutta una serie di... Io ho un blog che si chiama blog.debiase.com e lì c'è una serie di informazioni sul concetto di craft detector. Craft detector, cioè il riconoscitore di cavolate. Il concetto è stato inventato da Hemingway, niente meno, il quale per fare lo scrittore diceva: sì, ma tu l'intervista mi dice, ma tu dove le trovi le cose? Come fai a scrivere delle cose? Come fai a scegliere le cose di cui scrivi? E lui dice: guarda, lo scrittore prima di tutto deve avere un crap detector, cioè prima di tutto deve riconoscere una cavolata che gli viene in mente di scrivere e non scriverla. Il crap detector poi diventa un concetto molto discusso nell'ambito della consapevolezza di ciascuno di noi per leggere le notizie fatte dagli altri, e c'è una lista di consigli di Howard Rheingold per riconoscere le cavolate. Se non c'è l'autore, se non c'è nessuna fonte citata, se c'è qualche dubbio, eccetera, eccetera. Questo tipo di ragionamento sta evolvendo ed è questo che secondo me dal blog vi porterà ad agire di più. Ho parlato prima per dire che noi possiamo
creare degli ulteriori miglioramenti alla rete di fronte alle cose delle quali ci rendiamo conto che è possibile migliorare. Ora, voi lavorando sul blog vi accorgerete di cose che si possono migliorare. Se non ci lavorate, no. Lavorando sui blog e sui social network vi accorgete che c'è un problema, per esempio, alla verifica delle fonti. Allora, Aref è venuto in mente, ma se facessimo una piattaforma che serve per fare il fact-checking, cioè per fare in modo che tutti possano contribuire dicendo qui è uscito un fatto dubbio, chissà se è vero o è falso, praticamente è venuto fuori questa piattaforma, ci sono stati degli ingegneri che l'hanno fatta, che non potevamo, che non possiamo non ringraziare, tra l'altro che in 15 giorni lavorando notte e giorno hanno recuperato un ritardo che si era accumulato per altri problemi e sono stati straordinari. Hanno fatto, lavorato insieme con dei designer che hanno cercato di capire come poteva essere l'interfaccia di una piattaforma nella quale le persone collaborano per vedere se un fatto è vero o non è vero. E poi abbiamo lavorato con le persone che fanno questo tipo di lavoro per mestiere, per imparare a capire come si fa. Quindi è venuto fuori una piattaforma semplice tipo Twitter più Storyfy, mettiamo, dove uno passa di lì e legge una frase dubbia e può incollarla nella finestra. La frase che contiene un fatto dubbio. Non so, nella trasmissione tal dei tali, uno degli ospiti ha detto che il PIL italiano è diminuito del 5%. Ma è vero o non è vero? Tu lo incolli lì dentro. Gli altri passano di lì e dicono, no, guarda, l'Istat dice che è cresciuto dello 0,5 e quindi la frase è falsa. La cosa passa su Twitter e viene diffusa. Quindi fondamentalmente dal fare per tanto tempo dei blog, partecipare per tanto tempo ai social network, con la testa rivolta allo scopo di costruire informazione e cittadinanza, può venire in mente di fare una piattaforma come questa. E voi avete tutte le possibilità, la capacità e l'approfondimento culturale per fare questo genere di utilizzo della rete, che non è soltanto utilizzo degli strumenti, ma modellazione, riformulazione, innovazione della rete, e ce ne sarà bisogno. Quindi questo che voi state facendo e le prime esperienze di utilizzo attivo della rete un po' più profonda di quella che si usa partendo da Facebook, vi dovrebbe allenare a cercare di inventare le prossime cose con uno scopo, con un motivo. Se questo motivo avrà a che fare con la costruzione di cittadinanza, credo che avrete a che fare con l'informazione. Grazie. Prego. Scrivendo un blog alla fine mi sono accorto che bisogna stare molto attenti anche a cosa si scrive, soprattutto quando si parla di altre persone. E poi l'Italia è anche un paese, diciamo, relativamente strano, perché sentivo dire che non si può dare dell'altro all'altro. Mi chiedevo, soprattutto perché nei primi anni è difficile, cioè, difendersi da questo sistema. Ad esempio, se io scrivo una cosa anche vera, che però non va a Genova una persona, può tranquillamente denunciare, non lamentarsi a chi di dovere. Ecco. E questo secondo me, perché alle prime armi potrebbe dissuadere da creare un proprio blog, qualsiasi cosa. Mi chiedevo se c'è un modo per difendersi e se voi siete mai per trovare in questa situazione o in situazione simile. Beh, questo è uno degli argomenti per i quali il lavorare da soli è peggio che lavorare insieme con altri. I giornali hanno sviluppato una quantità di tecniche per rispondere a questo problema. La prima e più ufficiale e significativa è un'assicurazione per tutti i giornalisti di fronte alle cause legali che possono venire fuori scrivendo. Voi sapete che in Italia sono abbastanza complicate le regole e le leggi su questo punto. La diffamazione è tale anche se tu scrivi una cosa vera, ma in modo che non piace a chi è interessato da questa cosa, e casomai tu devi difenderti dimostrando che la cosa è vera, non l'altro dimostrando che è falsa.
Quindi ci sono una serie di intimidazioni. Non è un paese della libertà di informazione questo. Noi siamo nel paese nel 76, nella classifica della libertà di informazione, siamo al 76esimo posto. Su 150. Siamo messi malissimo. La paura di scrivere è la paura di comunicare, l'omertà, sono tutti fatti che non sono solo di certe regioni, sono profondamente radicati in tutta Italia. Per cambiare queste cose non c'è dubbio che il punto di partenza è essere documentati. Cioè, quando ti troverai di fronte a una difficoltà di questo genere devi essere documentato. Quindi quando tu scrivi una cosa perché l'hai sentita dire, ti pigli un rischio pazzesco. Questo è vero anche su Facebook, è vero anche su Twitter, a maggior ragione è vero su un blog che dovrebbe essere più lavorato e quant'altro. Quindi la documentazione è la tua prima difesa, nel senso che quando arriverà il momento devi opporre documenti, appunti, registrazioni e quant'altro. Dopodiché è vero che ci possiamo organizzare, nel senso che aggregazioni di blogger che cominciano a farsi delle assicurazioni comuni esistono, e esistono delle innovazioni ulteriori. Questo discorso io lo sto facendo con alcune assicurazioni. Non vedo perché i cittadini che fanno informazione non possano accedere a dei pacchetti assicurativi simili a quelli dei giornalisti. Non vedo perché, purché dichiarino di fare l'informazione in quel modo. È chiaro che questo tipo di innovazione, è da hacker, bisogna cambiare il sistema. Però è questo che dobbiamo fare, cioè non è che ci sia un'altra strada. E quindi troveremo il modo di fare queste cose. Nel frattempo bisogna sapere le regole, essere stradocumentati, non fare cavolate e possibilmente tenersi insieme con altri. Non c'è in questo momento un'altra cosa. I giornalisti sono più protetti dal loro giornale, ma fondamentalmente il diritto di informare dei cittadini è uguale a quello dei giornalisti. Ci sono alcune differenze sulla privacy e altro, però fondamentalmente è lo stesso diritto e credo che sia giusto così, insomma. Senti che stiamo allungando il termine del tempo, io vi ho messo sulla lavagna alcuni link a dei siti che potrebbero essere utili, delle risorse utili anche su Twitter se volete provare, forse Luca può aggiungere il link al sito di Aref, della piattaforma di Aref, perché io ho messo solo il sito di fact checking, ma non so quale link preferisca per Aref a dare le risorse, e sono dietro lo schermo, qua in fondo dove ho trovato. Ok. Così, se volete anche provare a usare la piattaforma REF, la piattaforma fact checking, per fare un po' di palestra del giornalismo, siete benvenuti, sono certa che funzioni. E se volete andare sul sito della stampa e provare a seguire la rubrica, che è un blog, un po' come i vostri blog, che viene pubblicata su carta, ma è anche sul web e con i commenti, dove potete partecipare con i commenti e scriverci dentro, è la stampa.it, la cucina dei giornali. Esce tutti i weekend ed è una palestra proprio di sperimentazione per cui raccontiamo nei giornali, nelle cucine dei giornali, cosa si sta pensando sul futuro del nostro mestiere, quali sono le novità che stanno emergendo, per cui se volete seguirci trovate un sacco di novità. Alla domanda che mi è stata fatta all'intervallo su come si fa a accedere alla professione, diventare giornalisti, se qualcuno di voi dopo essere diventato ingegnere vuole provare a fare giornalista per professione, io vi consiglio francamente di essere molto appassionati e crederci innanzitutto. Crederci perché è difficilissimo accedere alla professione in questo momento in Italia. Se volete entrare come giornalisti professionisti e non, come diceva Luca De Biase, farlo per conto vostro facendo altri mestieri. Però da noi un sacco di ragazzi che ci hanno tenuto a farlo sono andati a fare stage e
insomma, delle occasioni ci sono state, le abbiamo anche assunti, per cui c'è crisi, è vero, però anche vedo che c'è un ricambio e che i giovani sono necessari, e le nuove professioni che vi ho segnalato, le nuove 10 tipologie di giornalisti che non esistono in Italia, di cui abbiamo bisogno, potreste essere voi, quindi potreste trovare lavoro in quel modo lì, vendendovi con quel tipo di professionalità. Io vi consiglio di sapere le lingue e di essere globali, perché almeno non avete il limite linguistico di restare, siete costretti dalla lingua a restare giornalisti italiani. Se sapete l'inglese, sapete l'indiano, il cinese, insomma, in quei paesi, in tanti paesi i giornali vanno anche in India, i giornali per esempio vanno benissimo, perché potreste, perché no, decidere di trasferirvi a vivere là, oppure fare giornalismo. Cioè, uno deve potersi mettere in gioco, mettetevi in gioco, insomma. Vedo una mano alzata. Sì, sarebbe molto interessante se potessi espandere perché secondo te non era sciacallaggio prendere le foto della ragazza che è morta tanto, perché a me ha colpito come cosa, io ero più, completamente dall'altra parte, penso anche Arianna Cicconi era da quella parte, dire è sciacallaggio, perché secondo te? Guarda, è molto chiaro, cioè io parlo qua ai libri di giornalismo con le regole, non è illegale, la foto di una ragazza morta, nel momento in cui è morta, non è sciacallaggio, cioè la protezione dei minori c'è sui minori vivi, perché devi proteggerli, nel momento in cui sono morti, i primi a girare quei manifesti con la foto della loro figlia sono stati i genitori, al funerale. Lei ha accettato di mettere le sue foto su Facebook, ha accettato di mettere, di pubblicarle e renderle condivise con tutti, per cui è vietato pubblicare le foto dei minori, punto, quando sono vivi, quando sono morti c'è proprio scritto qua, per diritto di cronaca, anzi, diventa un simbolo antiterrorismo e la sua faccia, così come la faccia di Falcone che è stato ucciso, è una faccia che è un simbolo, rappresenta quel momento, è più notizia vedere la sua faccia, i suoi occhi, fa emozione alle persone vederla, non abbiamo messo lei morta, insanguinata, abbiamo messo un bel viso sorridente, un ritratto per ricordarla, perché è un modo di ricordarla, la memoria collettiva fa parte del giornalismo, il giornalismo deve anche emozionare, per cui penso che sia sbagliato pensare che si sia cercato e penso che sia, cioè perché sbagliato non è corretto, cioè le regole del giornalismo sono queste, si possono pubblicare il diritto di cronaca. E ne approfitto per ricordare che esattamente 30 anni fa oggi moriva Giudice Falcone, la moglie e i 5 membri della scorta. Grazie molte, Anna Masera, dottoressa.